Andremo ora a gestire quelli che sono gli allegati. È estremamente importante questa fase perché nella gestione degli allegati noi possiamo centralizzare tutto quello che è il lavoro che abbiamo fatto per questo cliente, senza dover per forza preoccuparci di dove sono allocati quelli che sono i file. Quindi senza perderli nel caso dovessimo involontariamente cancellarli dalla zona nella quale li abbiamo posizionati. Questo significa che per questa pratica, io una volta che ho selezionato il tab Allegati, posso cliccare su Aggiungi allegato. Adesso sono finito direttamente nella cartella che avevo predisposto, ma posso ovviamente andare a prendere quello che è il lotto di terreno, quindi la fotografia al lotto di terreno, quindi un JPEG piuttosto che una qualsiasi altra estensione. Quindi una foto, apri, il salvataggio è riuscito. Posso aggiungere un documento Word alla mia pratica, piuttosto che ancora il progetto in DVG e ancora, ad esempio, quella che è la visura che mi sono andato a scaricare. Quindi tutti questi file sono sempre disponibili, cioè in qualsiasi momento, anche se dovessi cancellarli da quella cartella, resterebbero all'interno di questa pratica. Quindi io posso sempre andare ad aprire la posizione del mio cliente, guardare le pratiche, prendere questa pratica, finire all'interno di quelli che sono gli allegati e ritrovare sempre a disposizione le informazioni che ho voluto prelevare. È importantissimo questo perché domani mattina, in caso di cambiamento computer, voglio spostare il mio archivio da qualche altra parte, non dovrò fare altro che andare in backup e ripristino, effettuare un backup di tutto il mio archivio, andare sull'altra macchina, ripristinare l'archivio e io avrò sempre la stessa identica gestione delle mie informazioni, quindi tutto salvato all'interno di un unico posto, quindi non dovrò più ricordare dove ho salvato il DVG del progetto del mio cliente perché l'avrò a disposizione sempre in studio. Così come li ho allegati, posso ovviamente anche cancellarli. Per esempio, non mi serve più questo allegato, posso tranquillamente eliminarlo da questa gestione.